Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Si alza il sipario sull'81esima mostra del cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera. Sarà un'edizione monstro, come l'hanno definita i giornali, perché facciamo prima dire che non c'è. Ma noi ne parliamo, come tutti gli anni, con il redattore capo della pagina dello spettacolo del TG1, Paolo Sobaruga. Ho detto bene, monstro. Hai detto benissimo, Tony, hai detto bene, anche se fa prima dire chi non c'è, in effetti. È come se l'anno scorso, ti ricordi, dopo l'anno di segnato dallo sciopero degli sceneggiatori, delle maestranze, degli attori di Hollywood, non c'era nessuno da Hollywood di attori, se non qualche attore dei film indipendenti, Adam Driver. Quest'anno si sono aperte le porte della cinefilia più pura. Facciamo così, diciamo qualche nome così: Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Charlize Theron, Antonio Banderas, Adam Driver, Jude Law. Impressionante, veramente impressionante. Veramente impressionante. Perfetto. Siamo partiti qui a Venezia però con un'anteprima dedicata a 50 anni dalla scomparsa di un grande regista italiano, Vittorio De Sica, no? Con L'oro di Napoli, film straordinario. Un capolavoro, Torino. Bianco e nero, un vero capolavoro. Mentre invece l'apertura è di un regista visionario come Tim Burton. Non li abbiamo detti nelle superstar, ma ci sono anche loro. Tim Burton, che 36 anni dopo torna a frequentare quelle atmosfere da commedia horror di Beetlejuice. Il film era a doppio titolo, Beetlejuice, c'è cioè Michael Keaton, Winona Ryder, c'è una new entry, Jenna Ortega, che aveva fatto Mercoledì per la serie, Mercoledì Adams per la serie di Tim Burton, c'è soprattutto Monica Bellucci che è anche la nuova compagna di Tim Burton, sì, quindi certo. Insomma, un nuovo amore nel segno del cinema e farà innamorare anche film visionario che farà sicuramente rumore, perché sì, sai, l'apertura di queste perfette a cui ci ha abituato Alberto Barbera è d'autore, perché Tim Burton è uno dei registi più visionari, più personali della storia del cinema, ed è popolare ed è per il pubblico, quindi veramente è un'apertura che promette molto. Dico fra le chicche che diciamo così sono tante. Quella con Joaquin Phoenix, beh, veramente sì, farà rumore, sì. Che sarebbe Joker 2, no? Joker 2, Follia 3, insomma... Con Lady Gaga, con Lady Gaga, esatto. Quindi se tu ricordi, nel 2018 Lady Gaga venne proprio qui per il suo esordio d'attrice, a Star is Born, fece una passerella meravigliosa e anche complicata sotto la pioggia. Non batte ciglia, però fece tutti gli autografi, coperta dall'ombrella, è stata veramente straordinaria. L'anno dopo, il 2019, Joaquin Phoenix vinse... Il film, no, il film vinse il Leone d'Oro, sì. A Venezia. Ah, sì, certo. Ora tornano, ora il personaggio di Joker è in prigione, ma ricordo criminale per tutto quello che ha combinato per il primo film, e rimane folgorato da Harley Quinn e Lady Gaga. Quindi, e quindi c'è una parte di amore, la parte di film musical. Uno dei film più attesi. Barbera ha detto: non potete capire cosa ha combinato Joaquin Phoenix in questo film. Quindi anche lì la curiosità è altissima. Sì, come molta curiosità è per il film con Luca Guadagnino, che è me. Che pare che sia veramente un film concorso. È uno dei cinque italiani in concorso. Poi c'è Guadagnino. Guadagnino, come cinque italiani in concorso, che è il regista più internazionale del nostro cinema. Queer, esatto. Dal romanzo di William Burroughs, romanzo che lui voleva portare al cinema da tanti anni. E per farlo ha preso un attore di quelli straordinari. Noi lo conosciamo come 007, Daniel Craig. Invece sembra che in questo film veramente sarà come non l'abbiamo mai visto, anche questo è un attesissimo. Chiudiamo con una curiosità, ma soltanto parziale, perché naturalmente sarebbe, per parlare di questa edizione ci vorrebbero 6 ore, ma la realtà, volevo chiudere con una nota di colore. Vi ricordate la coppia Brad Pitt, Angelina Jolie? Beh, ci sono tutti e due, con due film diversi. No, sono stati bravissimi. Tu pensa che hanno camminato sulle uova lì, i selezionatori, per fare uno schedule che non prevedesse l'incontro tra i due, perché da 8 anni c'è una dura battaglia legale per il divorzio. Brad Pitt fuori concorso col suo amico George Clooney, Waltz, sono due fixer criminali che si incontrano e devono convivere, devono lavorare insieme. Angelina Jolie invece, anche questo è uno dei film più attesi, Pablo Larraín, Maria, sugli ultimi mesi di vita di Maria Callas a Parigi,
straordinario, ma era Caras con anche attori italiani nel film, cioè Alvaro Wagner, Pier Francesco Favino e Valeria Golino. Io lascio Sobaruga per un'altra battuta ancora, perché uno non sa. Cuarón, che pare che sia il film più scandaloso con un. Beh, sai, Cuarón in realtà non porta un film, ecco, questa è una un'altra novità serie, di quest'anno, una serie. Sì. Ci sono sono 5 serie. serie e Roberto Barbera le ha avute tutte proiettate in maniera integrale, quindi 8 episodi, 10 episodi. Sarà anche veramente una bella prova per i cinefili, perché vedersi poi 8 ore per la serie più bella, quindi disclaimer con Cate Blanchett e Kevin Esatto. Kline, sì. Insomma, si annuncia l'atmosfera idonea, ma l'erotismo è una delle costanti di questo festival. Parecchi film, insomma, anche Baby Girl, Charlize Theron, Antonio Banderas, Charlize Theron, Manager, che perde la testa per uno stagista. Insomma, ci sarà da divertirsi e anche da vedere tanti bei film. Ve lo racconteremo. Ciao ciao! Avete ascoltato? Cinema, cinema, cinema e ancora cinema. Solo su Radio Free Station.